mese, quindi perdonatemi se non lo sapevo immediatamente, però insomma. Allora, eccoci qua. Finalmente ti sei addormentato. Ho sentito come ti sei agitato a lungo. Rumori di passi, fruscio di un corpo che si rigira nervosamente tra le lenzuola, il bisbiglio confuso di chi monologa con se stesso per dare un senso al tempo che passa, per tenere legata un filo di pensiero razionale la mente, che altrimenti qui dentro, in questo silenzio opprimente, potrebbe facilmente vacillare e perdersi in un mare di astrazioni e di inconsce disperazioni come fiumi che confluiscono da più direzioni. Ora non ti sento più. Erano 3 o 4 giorni che non riuscivi a dormire. Avresti voluto vedere la luna o l'immenso cielo stellato. Ma la notte in Germania è grigia come pelliccia di lupo e la nebbia lascia filtrare solo la luce dei fari in cortile che tagliano il buio come lame, sottili, che graffiano il cemento del muro scorticato dalle nostre unghie, sanguinanti e consunte, spezzate dal sonno interrotto di chi grida senza emettere suono, di chi, per un attimo, è già morto. Mi sembra di percepire il tuo respiro, ma è troppo flebile, come rantolo di una gola strozzata nel petto. Andreas, stai sognando? Svegliati, apri gli occhi. E l'incubo di colpo svanisce, come il fumo nell'aria che rende così mutevoli le forme delle nuvole che passano rapide, ombre in un deserto di pietre spezzate, polverizzate, sabbie mobili del tempo, che sembra una clessidra continuamente girata, sempre la stessa sabbia che scorre da una parte all'altra dei poli e non smette mai di segnare la stessa ora, lo stesso secondo. Il monotono andirivieni del tempo, segnato solo dall'eterno ritorno dell'uguale, di cui parla il filosofo, ha come un rumore di fondo, una patina di schiuma sottile che si spande su tutte le cose del mondo e le rende, pur nella loro banalità, assolutamente incomprensibili all'occhio dell'uomo che niente impara dalla sua stessa storia e non comprende la materia nella sua forma concreta di realtà che soddisfa il bisogno. L'acqua, la sete, il pane, la fame, trasformando tutto, tutto in guadagno. Quante volte abbiamo discusso di vuota teoria e poi ci siamo rimessi a fare l'amore, preferendo gli amplessi dei nostri corpi carichi come pile, che fanno scintille al solo sfiorarsi, ai vecchi arsenali delle ideologie borghesi, che caddero come le colonne d'Ercole, quando Marx pronunciò la frase «Abbastanza, i filosofi hanno interpretato il mondo che ora va finalmente cambiato». E noi in questo abbiamo fortemente creduto, che il pensiero umano deve darsi uno scopo e perseguirlo fino alla fine, annientandosi se necessario, per conseguire l'obiettivo ultimo, non il paradiso in terra, ma un ideale di giustizia e di società in cui ognuno è uguale. E pensare che sul concetto d'uguaglianza su cui si fondano le rivoluzioni moderne, sia quella americana che quella francese, sono riusciti a spaventare la gente.
come se questo non fosse il principio con cui la borghesia riuscì a liberarsi dai vincoli e dalla servitù medievale, annunciando quel nuovo mondo in cui ciascuno ha la possibilità di affermare il proprio diritto alla felicità. E così il mondo nato dalla Rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, si è incancrenito in nome del profitto tutelato da uno Stato che la storia ha fatto tornare all'antico, una vecchia storia fatta di guerre e di fame, di morti, di pestilenze e di mancanza di pane. Che strano, ogni volta che penso di fare l'amore con te, provo, oltre al brivido del sesso, come uno spasmo intellettuale. È come se attraverso i pori del corpo, attraverso la pura percezione sensoriale, si risvegliasse il ricordo ancestrale delle favole, raccontate alla bimba che credeva in un mondo di fate e che da quel limbo infantile a fatica fu costretta ad uscire per affrontare un'altra dimensione, quella reale, la quale però crea attrito e scintille con tutto il mio universo interiore, costruito sulla purezza e l'armonia dell'eterna lotta tra il bene e il male, di cui mi sentivo partecipe anch'io. Senti le parole che canto come la sirenetta che attira sul reno colui che si avvicina allo scoglio e dolcemente gli schiude l'abisso della morte che sembra essere l'unica soluzione possibile per oltrepassare le sbarre di ferro che ci dividono come pali acuminati, conficcati nel cuore e nel cervello, in cui isolamento e solitudine esplodono dentro e fanno sentire la forza e la debolezza del ribelle che, indossando la sua sola pelle, spera che la terra gli sia lieve sotto un soffice manto di neve.